Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Knightwood. Riprendiamo più o meno da dove ci siamo lasciati, poiché io sono andato avanti, ho fatto giusto due o tre missioni, adesso non ricordo, e ci troviamo di fronte al boss. Dobbiamo andare ad affrontare il boss, ma prima abbiamo due bauli d'oro da aprirci e quindi direi di farlo insieme. Magari riusciamo ad ottenere un equipaggiamento decente? Qualcosa di importante? Beh, lo scopriremo. Vediamo in questi due bauli che cosa si cela al loro interno. Dopo uno sforzo disumano troviamo al suo interno... ok, dei frammenti, quindi ci dovrebbero sbloccare degli eroi. Ok, questo è un nuovo eroe che magari adesso ce l'andiamo ad inserire giusto per vedere se effettivamente è interessante. Forte contro il golem, d'accordo. Andiamo ad aprirci anche l'altro, vediamo che cosa riusciamo ad ottenere. Altro sforzo disumano per... Ok, abbiamo sbloccato... abbiamo ottenuto 10 frammenti, ma ne servono 50 per sbloccare gli eroi. D'accordo, d'accordo. Quindi non si ottengono solo equipaggiamenti da questo baule, ma anche dei frammenti per gli eroi. Ok, mi va benissimo. Eroi che ancora non vi ho fatto vedere come si impostano e quasi è messo addirittura a piovere. Potremmo anche prenderci un altro oggetto gratuito guardando un video, ma quello lo faccio a parte. Io vi ho fatto vedere come funziona, si possono ottenere delle gemme, io ho ottenuto altre gemme, ma andando su cavaliere abbiamo l'opportunità di andare a cambiare il nostro eroe. Clicchiamo su eroi e abbiamo ad esempio adesso Elmar e Grim. Grim è forte contro i goblin, visto che stiamo affrontando un goblin ce lo lasciamo. Ma Elmar, volendo, lo potremmo sostituire con Tristan, che è forte contro i golem. Ora, non so quanto possa tornarci utile, ma lo voglio provare assieme a voi, quindi, ok, mettiamoci lui, torniamo indietro, e direi di andare ad affrontare finalmente il goblin. Quindi, continuiamo con la nostra storia, continuiamo con la nostra avventura. Ora, momentaneamente siamo... ancora in un tutorial, quindi non posso fare altro in questa mappa se non che andare ad affrontare Gorbash. Clicchiamo su Gorbash e sì, andremo ad affrontare praticamente solamente Goblin, quindi il nuovo eroe che ho trovato io in un baule mi tornerà davvero molto 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 utile. In alto vedo anche un livello di preparazione, adesso siamo sul verde quindi riusciamo tranquillamente a superare lo stage, ma probabilmente potremmo anche affrontare degli stage dove siamo più sul rosso, quindi dove rischiamo tantissimo di fallire la missione. Per il momento direi di iniziare. Non dovrebbe essere nulla di complicato, visto che siamo anche sul verde, abbiamo un supporto in grado di sconfiggere il goblin. Ed è una missione iniziale, quindi il primo boss, il primo vero boss. Beh, iniziamo ad affrontare dei goblin. E qua piove, fulmini, tempeste. Beh, fantastico, fantastico. Cambia anche la grafica, non pensavo. Diamo qualche pugnetta così per caricare la nostra furia. E difendiamoci, difendiamoci. Abbiamo comunque un bel po' di resistenza grazie alla nostra armatura. Ho anche cambiato arma, anzi non l'ho cambiata, ma l'ho livellata grazie a delle pietre che si ottengono in delle missioni di caccia. E già siamo arrivati al goblin, quindi è solamente di due fasi, va bene, va benissimo. Guardi, prova a congelarla magari. Sì, credo di esserci riuscito. Tu, fammi vedere che sai fare. Ah, ok, lui ci cura. Interessante, interessante. Continuiamo a prenderlo a pugni, poi ci spostiamo magari su di lui. Ok, quando sono congelati non ci possono attaccare, questa è una cosa ottima. E io voglio fare fuori questo onestamente prima. E quasi andrei a vedere anche il suo potere. Freccia di luce. Beh, non male, ma pensavo qualcosina di meglio. Invece l'altro eroe è in grado di curarci con la sua mossa speciale, quindi dai, abbiamo due healer, non male, non male. Ricongeliamo qua il goblin, praticamente ormai è morto, attacchiamolo dai, distruggiamolo. Beh, tutto qua.
Sembrerebbe di sì, siamo saliti anche a livello 4, ottimo. Vediamo che cosa accade. Abbiamo aumentato il vigore, danno da pugno, altri PV. Eroi che salgono di livello? Sì. 10 monetine che sono davvero poche, visto che dal ricompensa le possiamo ottenere anche 400, visto dal video, cioè tanta roba. Ok, ritiriamo la nostra ricompensa. Abbiamo sbloccato un nuovo eroe. Ok. È una ladra? Sembrerebbe di sì. Pozione di protezione minore. Questa pozione ridurrà del 50% il danno subito da tutti i nemici. Ci può stare. E abbiamo anche ottenuto un martello. Guardi, io il martello lo raccolgo, però vorrei continuare con la spada. Ecco, questo qua con le tre stelle che vedete in basso, al centro dello schermo, a destra, è la missione di caccia. E io probabilmente ho skippato qualcosa che ha detto lui toccando lo schermo. Hai mosso i primi passi, ma ti aspetteranno molte altre sfide prima di affrontare il vero male che attanaglia questa terra. D'accordo. Ok, ci sblocca un bel po' di missioni e dovremmo andare verso il ponte grigio? Lo vedi quello? È ponte grigio, attraversalo e arriverai ad un'altura, un luogo molto pericoloso ed è il tuo prossimo obiettivo. Beh, abbiamo un bel po' di strada da fare. Prima di lasciare Aslin però dovresti superare un'ultima prova per dimostrare di essere la persona giusta. Non sarà facile, quindi preparati. Ok, abbiamo sbloccato il capitolo 4. E quale sarebbe la prova che dovremmo affrontare? Questa forse? No, però qua ci ha dato qualcosa, la fama. Ok, ok. Possiamo fare qualcosa noi qua? Non sembrerebbe. Raccogliamo solamente della fama così? Qual è la missione pericolosa che dovremmo affrontare? Scusatemi, la prova pericolosa. Beh, intanto andiamo avanti, andiamo avanti. E voglio vedere a questo punto anche il nuovo eroe che abbiamo appena sbloccato. E magari lo mettiamo al suo posto. Ci andiamo ad inserire lei. Beh, andiamo, dai, combatti. Ok, dai, evochiamo come sempre i nostri alleati e vediamo che cosa è in grado di fare il nuovo alleato. Quindi carichiamo un attimino qua la furia, perché voglio anche vedere il suo attacco speciale se riusciamo. Beh, gli abbiamo fatto un bel po' di danno, certo con la spada facciamo più danno, però va bene anche così. Io continuerei qua a dare dei pugnetti se possibile e vediamo il suo potere. Colpo fulmineo, fa una serie di attacchi, ok, ci sta, ci sta. Congeliamolo e passiamo alla prossima ondata? Fase 2 di 3, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Carichiamo la furia e vediamo l'attacco speciale di questo assassino. Beh, beh, figo esteticamente. Attacca tutti e due, fa un po' di danno, ma secondo me non è il top. Probabilmente ci sono eroi decisamente più prepotenti di lei. Attenzione che abbiamo un nuovo tipo di avversario, cos'è, un mago? Quel viminoide al fondo potrebbe crearci problemi, un eroe forte contro i cultisti come Solan potrà farlo fuori facilmente. D'accordo, d'accordo. Intanto attacchiamo questi, facciamo fuori questo qua e poi Grim facciamo fuori lui. Ora, noi non abbiamo Solan attualmente in campo. Sì, ci fa un po' di danno, ma non è nulla di che, non è nulla di che. Ah, no, è lei Solan. Ok, ok. Ma l'ha massacrato malissimo. Ok, allora Solan non è male, non è male. Contro questi qua non è affatto male. Abbiamo capito qual è il potenziale di Solan. Allora, carichiamo un pochettino la furia, anche se non ci serve poi più di tanto. Attacchiamo e se abbiamo ancora un turno utilizziamo Grim che dovrebbe shottarlo. Non lo shotta, però quasi l'ha congelato, quindi muore con il prossimo attacco.
A posto, dai. Qua praticamente ogni eroe ha una sua abilità che lo rende unico. Interessante, interessante. Immagino che si può anche tornare indietro nei livelli per farmare. Ok, dai, abbiamo sbloccato una caccia. Abbiamo una storia secondaria che non so cosa sia là in alto. Io vado qua verso la caccia, così vi faccio vedere anche questa e poi magari, ragazzi, ci salutiamo, perché non vorrei fare dei video troppo lunghi. È giusto per andare un po' avanti insieme, un po' avanti per conto mio. Magari cercherò di accumulare un bel po' di bauli, così ci facciamo un video spacchettamento, non lo so, vediamo, vediamo. Beh, prepariamoci e andiamo all'attacco. Sì, io mi porterei sempre loro due. Sì, ci stanno delle bestie, dei goblin, ma secondo me va bene anche lei, dai. Ok, abbiamo un goblin e un orsacchiotto contro. È fantastico comunque come li evochiamo stringendo il pugno. Attacchiamo normalmente. E magari adesso facciamo un colpo con il pugno, così carichiamo un po' di furia. Beh, guarda, non mi fai assolutamente nulla perché c'ho l'armatura. Guarda, facciamo attaccare lei. Ok, fatto fuori. Altri goblin e un altro uccello. Mi chiedo se sia in grado di attaccare anche l'uccello là dietro, lei. Beh, non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo caricare il suo attacco. Facciamo fuori quello così. Lui si mette a proteggere il picciono. Subiamo un po' di danni all'armatura, ma non è nulla di che. Comunque, non ci ha attaccato. Strano che non ci abbia attaccato. Beh, ha fatto abbastanza danno, dai. Metà vita gliel'ha tolta. E anche questo è nuovo. Non abbiamo mai affrontato questo tipo di goblin. Beh, facciamo così. Non l'ha nemmeno shottato. Andiamo di furia. E dopo utilizziamo il potere speciale di qualcuno. Magari vi faccio vedere il potere speciale di Grimm, che comunque è davvero devastante, quindi vai. In poche parole fa un botto di danni a tutti e ci recupera anche dei PV. Non male, non è affatto male. Abbiamo completato anche incarico giornaliero, abbiamo ottenuto una ricompensa. Adesso vediamo di che si tratta insieme. Siamo saliti di livello, abbiamo ottenuto delle monete d'oro, frammenti di Ash, quindi possiamo anche potenziare i nostri eroi, pezzi di telluro, che credo che siano quelli che ci danno la fama. Ok, dove stanno le risorse? Qua in giornalieri? Credo di sì. Beh, sono delle monetine. Beh, meglio di niente, meglio di niente. Cosa possiamo sbloccare giornalmente? Abbiamo... Allora, possiamo sbloccare un po' di roba. Abbiamo questo qua che è un elisir, che ci aumenta, sembrerebbe, la forza. Perché mi ha portato qua? Scusatemi, io ho cliccato sull'elisir. Mi diceva di aprire un baule, forse. Ok, vabbè, poco importa. D'accordo. Questa qua che è una pergamena per aumentare l'esperienza. Interessante. Delle monetine e poi possiamo, completando tutti gli incarichi, ottenere 20 gemme e queste qua che sono dei punti evento che magari si scambiano con qualcosa, probabilmente, non saprei. In storia secondaria abbiamo anche delle ricompense per caso? No, credo che sia solamente un'info, almeno per il momento. Con gli oggetti invece che abbiamo ottenuto, andando qua sul cavaliere, tanto ci lampeggia per qualcosa? Equipaggio, che cosa possiamo equipaggiare? Possiamo fare aumentare di livello lo scialle dell'avventuriero, guardate, lo facciamo insieme, portiamolo a livello 3. Ok, questi frammenti ci servono per potenziare lo scialle e le armature, d'accordo, abbiamo capito questo. Potremmo anche,
migliorare altro? Possiamo cambiare l'eroe perché abbiamo sbloccato qualcos'altro? Possiamo farlo aumentare di livello? Sì, ok. Beh, direi che abbiamo comunque spippolato abbastanza su questa schermata. Beh ragazzi, come detto, andrò avanti un po' per conto mio, cercherò di capire meglio le meccaniche del gioco. Andrò magari a realizzare ancora un altro video, altri due video, vediamo un attimino, perché vorrei fare magari un video spacchettamento dove ci andiamo ad aprire un bel po' di bauli, visto che comunque li possiamo ottenere ogni 3 ore. In un paio di giorni dovrei riuscire a farmare abbastanza bauli e ogni 2 giorni ne otteniamo anche uno delle gemme, e magari un altro video dove vi vado a spiegare le meccaniche di gioco un po' meglio di come sto facendo adesso, perché ve le sto spiegando praticamente da nabbo, sono all'inizio del gioco, quindi cerco di capire man mano che giochiamo. Spero comunque che questo gioco vi stia garbando. Un'ultima cosa prima di salutarci: avevo detto che avremmo aperto una gilda, beh, andiamo ad aprirla. Creiamola, la voglio creare io una gilda per conto mio, quindi fama necessaria nessuna, ok, cioè qualsiasi, aperta a tutti, d'accordo. Nome della gilda ovviamente sarà Sid. Andiamo a mettere come descrizione, ok, YouTube Ita The Garden Games. Possiamo anche modificare l'emblema eventualmente? Abbiamo qualche cosa di più carino rispetto a questo emblema qua? Ok, abbiamo un bel po' di scelta. Questa è la varietà di colori. Questo qua, ok, è quello che possiamo mettere dietro il simbolo. Quello che mi ispira di più magari... potrebbe anche starci semplice, attenzione. Come roba particolare non c'è nulla. Potremmo mettere, volendo, il leone, che potrebbe starci, come potrebbe starci la spada. Non so se poi in futuro potremmo cambiare la bandiera del clan, della gilda. Spero di sì. C'è davvero un botto di personalizzazione. Non lo so, sono indeciso fra la spada e il leone. Volevo vedere un attimino, andando sul leone, se riusciamo... Dove stava il leone? Leone, mi scusi, dov'è finito? Se riusciamo magari a modificare anche lo sfondo non sarebbe male. Del tipo questo qua, rosso e nero? Me lo dà completamente sul nero. Anche così potrebbe starci. Questa è unica tinta, come detto. Potrebbe andare bene anche così, volendo, se no la spada. La spada come ci starebbe? E oddio, anche la spada non ci sta male. Potremmo fare una cosa così semplice, in questo modo. Scacchi no. Onestamente a scacchi non mi piace. Farei una cosa semplice per il momento, quindi va bene così. Non so se la possiamo modificare in futuro, a parte... immagino la fama, il livello minimo e lo stato aperto, chiuso, immagino, solo su invito, solo su richiesta, aperto a tutti. Sì, dai, creiamola. Costo di 10 gemme, alla fine non sono nulla. Gilda creata. Ok, vota ora cosa? Non ho la più pallida idea. Forziere dell'eroe, 100% in più di danno contro... Dragon degli eroi degli archimisti. Guardi, non so se è possibile votare, ma fare questo? 5 membri, va bene, dobbiamo avere 5 membri prima di iniziare la votazione. Beh ragazzi, che dirvi, unitevi in tanti alla gilda. Scopriremo insieme, magari nel prossimo episodio, se possiamo fare altro. Per questo io direi che possa anche essere tutto, con il nostro Squall qua seduto a capotavola con dietro dei piccioni. E nulla, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!